studentessa e frequento l'ultimo anno di liceo, ho 18 anni. E oggi sono qui perché voglio denunciare quello che noi giovani stiamo vivendo ormai da troppo tempo. È vergognoso come io debba stare qui su questo parco oggi per rivendicare i miei diritti da libera cittadina. Vorrei concentrarmi su alcuni argomenti. Il primo è sicuramente l'argomento scuola. La scuola che in quanto istituzione dovrebbe essere un luogo di libera espressione, un luogo aperto alle opinioni, al libero scambio di opinioni, di pensiero, ma oggi non mi pare più così. La scuola è una comunità scolastica, anzi una comunità scolastica che volta le spalle ad alcuni studenti e accetta che alcuni di loro vengano trattati diversamente solo perché non muniti della tessera verde, del lascia passare. Questo è scandaloso. È scandaloso perché la scuola è diventata un luogo in cui determinati studenti hanno più diritto alla didattica in presenza rispetto ad altri. L'alunno non vaccinato, infatti, in caso di contagio in classe, di positività, deve scontare un periodo di quarantena più lungo rispetto al vaccinato, nonostante sia ormai chiaro a tutti come entrambi contagino alla stessa maniera. La scuola sta seguendo sempre più una linea di pensiero subdola e unica, in concomitanza del termine del quadrimestre e pertanto ad anno scolastico inoltrato, inoltre, noi studenti siamo stati privati di alcuni dei nostri professori, nel mio caso alcuni tra i migliori professori, solo perché non muniti del lascia passare e colpevoli solo di aver fatto una scelta libera. Una scelta libera! E io voglio ringraziare questi professori perché dal mio punto di vista ci hanno dato una grande lezione. Perché rifiutando il Green Pass hanno rifiutato il ricatto e stanno lottando per la libertà che noi tutti ci meritiamo. È scandaloso perché ci stanno negando la cultura. Io vedo ogni giorno ragazzi colpevoli soltanto di non essere in possesso del lascia passare, che non possono prendere gli autobus per andare a scuola, non sanno come arrivare a scuola. È scandaloso, scandaloso, noi non possiamo entrare nelle biblioteche. Non possiamo entrare nei musei, abbiamo un lascia passare. È scandaloso. Io non dovrei essere qui, dovrei essere con i miei coetanei, libera di poter entrare ovunque, dove voglio, libera di poter esercitare i miei diritti, i diritti da libera cittadina. È scandaloso. È veramente scandaloso. C'è anche un altro argomento di cui pochi parlano, infatti da pochi giorni a questa parte anche la scuola guida. Anche per frequentare le lezioni di scuola guida in presenza serve il Super Green Pass. Non più la mascherina, non più solo il tampone, il Super Green Pass. Io non posso fare le lezioni di guida col mio istruttore, lezioni obbligatorie per legge per prendere la patente, perché non ho il Super Green Pass. E con me tanti altri ragazzi, tante altre persone che non possono fare cose che una persona dovrebbe poter fare. E è assurdo. È assurdo. Dare i nostri diritti. Io è da 2 anni che sto sacrificando la mia adolescenza per cosa? Basta, è passato troppo tempo. È passato troppo tempo, basta menefreghismo. Basta, dobbiamo tutti iniziare a renderci conto perché non possono toglierci i nostri diritti. E questa non è una nuova realtà. Questa non è la realtà che io voglio per il mio futuro e non è la realtà che noi giovani ci meritiamo. Non è il futuro che io voglio. E voglio essere libera di vivere la mia vita, voglio riprendermi la mia vita, voglio essere libera di studiare, libera di frequentare tutti i posti al chiuso, i posti che voglio, voglio essere con i miei coetanei, libera di fare le stesse cose. Bravissima. Alice, solo un minuto, ti rubo anche 30 secondi perché siamo in collegamento con Milano. E allora abbiamo anche la Donatella che è proprio in collegamento telefonico, non la vedo, dove fatti vedere, eccoli qua. Gli facciamo un saluto a Milano. Normalità, e non bisogna pensare che sia così, perché questa non è la normalità che io voglio e non è il futuro che voglio, che noi studenti, noi ragazzi vogliamo. Bravissima.